Sono ormai una cinquantina i fontanelli di acqua ad alta qualità installati da Acque S.p.A. nel suo territorio di competenza. Sentiamo Antonello Riccelli, le immagini sono di Euro Rossi. Questo è uno dei 48 fontanelli pubblici di Acque S.p.A., il gestore idrico del Basso Valdarno. In totale serve il territorio di 55 comuni. Siamo a Empoli ed è anche uno degli impianti più utilizzati. L'ultimo è stato inaugurato nel comune di Cascina pochi giorni fa e il piano per le nuove installazioni continua anche in questo 2016. Nel complesso, nel 2015 sono stati erogati 41 milioni di litri di acqua, che corrispondono alla portata dell'Arno per 6 minuti. È acqua ad alta qualità, senza il cloro, e comunque filtrata e controllata costantemente. E i fontanelli sono costruiti in tutte le loro parti all'interno dell'azienda. Poi vengono sistemati nei punti che sono concordati con i comuni, dai territori. Il risparmio economico è notevole, circa 8 milioni e mezzo solo nel 2015. E c'è anche una sostenibilità ambientale maggiore. Sono tanti i cittadini che lo utilizzano con regolarità, si calcola circa un quarto della popolazione. Sono risparmi che valgono per il cittadino, per l'utente finale. Beh, valgono e come? Se noi dovessimo fare il calcolo dell'equivalente economico dei litri d'acqua distribuiti ai fontanelli, ci accorgiamo che in un solo anno le famiglie del nostro territorio hanno risparmiato 8 milioni e mezzo di euro, che è una cifra notevole. Siete a 48 fontanelli in tutto questo territorio di 55 comuni che servite. Obiettivi per il 2016, incrementare la rete? Incrementare la rete, aumentare la consapevolezza dei nostri cittadini, migliorare sempre il servizio, raggiungere quei comuni che non sono stati ancora raggiunti e aprire qualche fontanella in più nei comuni più popolosi. Avete fatto il punto 7 anni dopo circa, diciamo, il primo fontanello che avete inaugurato, un successo inaspettato. Assolutamente, direi di sì. Quello di Fontanelli è un fenomeno a livello italiano perché è una risposta che si percepisce in ogni territorio, in Toscana in maniera particolare, nel nostro territorio direi ancora di più. È il trend dell'acqua al fontanello pubblico? Assolutamente sì. E devo dire che ho trovato anche la maniera di farla scoprire per caso a mia moglie. È stata lei a scoprire il fontanello prima di me, senza sapere nemmeno che lo facevamo noi, e ritornarci a prenderlo. Quindi è stata una bella soddisfazione. Tra i fontanelli, naturalmente, in sintesi, cosa riserverà il 2016 ad Acque S.p.A.? Beh, intanto ci aspettiamo un risultato di natura straordinaria, che è quello dell'allungamento della nostra concessione per altri 5 anni, e questo è un risultato importante per tutto il nostro territorio, per i nostri lavoratori e per la grande quantità di investimenti che andremo a fare, qualcosa come 300-400 milioni in più di euro di investimenti per i prossimi anni è una buona cifra.